Senatrice Cucchi, lei si è definita buonista. Cosa intende con buonista? E soprattutto, ecco, quando ha sentito dell'evasione di 7 persone, che poi si è rivelato essere ragazzi molto giovani, anche minorenni, che cosa ha provato? Ma quando sento affermazioni del tipo basta con il buonismo, quando si sta parlando di cose serie, che io conosco bene, il tema delle carceri e anche delle carceri minorili, onestamente rabbrividisco. Io sono buonista, certo che sono buonista, soprattutto se si parla di minorenni. Mi chiede cosa sono le carceri minorili, glielo spiego, qualcosa che non ha motivo di esistere. Parliamo di ragazzini che nascono già penalizzati, che diciamo molto spesso provengono da realtà difficili e che in qualche maniera, parlando ancora una volta alla pancia della gente e ancora una volta parlando di sicurezza, lo ricordo, rispetto a ragazzini minorenni, si vogliono ulteriormente penalizzare. Le carceri minorili non devono esistere, salvo casi eccezionali, ma che veramente le assicuro sono davvero una bassissima percentuale. Occorre mettere in essere tutte le misure alternative possibili, bisogna creare altre situazioni, altre strade, perché qui si tratta semplicemente di decidere se dare o privare a dei ragazzi un futuro, un'alternativa, e questo dobbiamo e possiamo farlo. Ecco, lei ha parlato, appunto, ha spiegato, spesso vengono da situazioni disagiate, da famiglie disagiate. Come si può aiutare questi ragazzi alla reintroduzione nella società, al reinserimento nella società? Ma guardi, basta la volontà, ci sono veramente mille alternative, potremmo stare qui ore e le racconterei tutte. Stiamo attualmente facendo degli studi proprio su questo, perché intendo approfondire ed andare a fondo questo tema che mi è particolarmente a cuore. Recentemente, pochi giorni fa, sono andata a visitare il carcere minorile di Casal del Marmo. Faremo un enorme lavoro su questo, perché ancora una volta vale la pena ricordare che gli ultimi non possono essere sempre i più penalizzati, che noi abbiamo il dovere di intervenire rispetto ai più deboli, ancor più quando si parla di ragazzini.